prima di tutto devo ringraziarvi di cuore, devo ringraziare tutto, ringrazio il magnifico rettore, professor Leone, ringrazio Marcello che è un amico per questo invito. L'unica cosa che mi spiace è di doverlo fare online e non poter essere di persona nella bellissima Calabria dove quando posso vengo sempre con grande piacere. Condivido lo schermo, vi prego solo di dirmi se lo vedete correttamente. State vedendo lo schermo con la sfida contro Covid-19? Sì, Perfetto, allora posso andare. può mettere modalità presentazione. No, è meglio così perché poi funziona male. Non so per quale Ok, motivo con modalità presentazione. No, non chiedetemi perché, sono misteri. Ecco fatto, così tanto vedete bene. Allora, quando parliamo di Covid-19, parliamo di qualcosa che, diciamo, non ci deve stupire. I virus passano dagli animali all'uomo in continuazione e tutti i virus che noi abbiamo, con i quali abbiamo a che fare noi medici, anche prima di Covid, sono tutti derivati da un passaggio dall'animale all'uomo, un fenomeno che noi tecnicamente chiamiamo spillover. E questo è esattamente ciò che ha fatto questo virus l'anno scorso, diciamo verso la fine del 2019, e è passato dal pipistrello all'uomo. Non sappiamo bene che strada abbia fatto, se ci sia un ospite intermedio, però è riuscito ad adattarsi all'uomo e ad essere trasmesso da uomo a uomo. Non è niente di nuovo, perché il morbillo è passato dai bovini all'uomo intorno al 1100 a.C. HIV è passato dai primati all'uomo nella prima metà del Novecento e ci sono già altri coronavirus che hanno fatto lo spillover, alcuni senza successo e altri con successo. Quelli che l'hanno fatto senza successo sono stati SARS e MERS, più o meno nel 2002 e nel 2011. E purtroppo per loro e per fortuna per noi, questi virus erano poco contagiosi. O meglio, erano molto contagiosi, ma gli unici contagiosi erano i pazienti sintomatici. Invece questo virus ha una caratteristica che lo rende pericolosissimo. E oltre, vedremo dopo, la spaventosa contagiosità, questo virus ha una caratteristica veramente pericolosa. Può essere trasmesso dagli asintomatici. Noi all'inizio della pandemia, quando non avevamo idea di cosa fosse questo virus, dicevamo, sbagliando, che la mascherina serviva solo ai malati, perché questo è quello che si faceva con l'influenza. L'influenza è trasmessa dai sintomatici e tutte le infezioni respiratorie che conosciamo vengono trasmesse da persone che hanno sintomi. E invece questa malattia è la prima malattia respiratoria che viene trasmessa in gran parte dagli asintomatici. Asintomatici che sono o persone che hanno sintomi talmente lievi da non accorgersene, o persone che hanno sintomi lievi e se ne fregano, o molto più spesso persone che stanno per ammalarsi. In altre parole, chi si ammala domani o domani l'altro, oggi sta bene ed è già molto infettivo. Questa è una caratteristica, per esempio, che Covid-19 condivide con l'infezione più contagiosa che esista, il morbillo. Anche nel morbillo i pazienti sono contagiosi 2 giorni prima dell'insorgere dei sintomi. E questo voi capite dal virus un vantaggio spaventoso, perché nel caso di malattie che vengono trasmesse solo da sintomatici, come SARS, basta misurare la febbre e l'epidemia può essere solo intraspedaliera. Lo stesso è vero per Ebola, una malattia che ha un tasso di mortalità dell'80% anche superiore, ma che è immensamente meno pericolosa di un virus come Covid-19, almeno in paesi come il nostro, perché sono solo i sintomatici che riescono a trasmetterla. E l'altra caratteristica, diciamo insieme appunto alla contagiosità estrema che ha reso questo virus molto pericoloso, è la sua caratteristica clinica. Noi, quando abbiamo incontrato da medici per la prima volta nel marzo dell'anno scorso i primi quadri clinici, pensavamo di avere davanti una polmonite virale, come quella che viene causata dal virus influenzale. Molto raramente, ma viene causato, se ne vede qualcuna. Però abbiamo dovuto prestissimo vedere che c'era
un quadro clinico completamente diverso, e non solo polmonare, ma con anche delle ripercussioni sulla coagulazione, su altri organi come il rene. E una caratteristica clinica, diciamo, molto molto patognomonica, la perdita del gusto dell'olfatto, che c'è anche in altre infezioni respiratorie, ma non così tanto. Questo rendeva tutto molto pericoloso. Perché è tutto molto pericoloso? Perché? Perché un'altra caratteristica di questa malattia, purtroppo, è la possibilità di un deterioramento clinico estremamente veloce. Cioè è un peggioramento che avviene nell'arco di poche ore. Quindi, se non si sta attenti, un paziente, se non si interviene prontamente, può arrivare in ospedale già in condizioni critiche, quindi diventa molto più difficile curarlo. E i sintomi, beh, insomma, più o meno li sapete, e diciamo che si verificano in maniera molto diversa da una persona all'altra. Ci sono persone che hanno un quadro più che altro intestinale, altre che hanno come unico sintomo la perdita del gusto e dell'olfatto, altri addirittura che hanno, soprattutto negli anziani, pensate agli inizi, c'è un'astenia talmente pronunciata che io ricordo che un bravo medico, mio collega, mi chiamò chiedendomi se un signore anziano sugli 82 anni aveva il Covid. Lui pensava avesse una depressione, perché questo non si voleva alzare dal letto. Quindi, insomma, un quadro clinico non dei più semplici. E la caratteristica di questa infezione virale è che il sistema immunitario, come rivedremo meglio dopo, gioca un doppio ruolo. Da una parte è quello che ci difende dal virus e che tenta di bloccarlo, ma dall'altra parte, nella fase finale della malattia, soprattutto, è una parte degli elementi eziopatogenetico. Quindi, sistema immunitario non buono, come in generale nelle malattie infettive, ma virali in particolare, ma buono per proteggerci, ma cattivo perché con la sua reazione è causa delle gravi complicazioni che si possono avere durante Covid-19. Questa era una cosa che preoccupava estremamente noi virologi. Perché? Perché c'è un'altra malattia che si comporta esattamente in questo modo, ed è il virus respiratorio sinciziale, che è poco conosciuto, ma che è molto, è un problema molto grave per i bambini e soprattutto per i bambini che hanno dei problemi, per esempio quelli che nascono con delle malformazioni. Bene, il virus respiratorio sinciziale è stato scoperto nel 1952 e ancora non abbiamo un vaccino, per cui questo all'inizio portava a una grande preoccupazione. Sappiamo che non per tutti la malattia ha la stessa gravità. Ovviamente ci sono dei fattori di rischio. Fattori di rischio, il più importante è l'età, perché le persone più anziane muoiono molto più spesso, e in particolare questo virus sta facendo strage tra persone di 70-80 anni in perfette condizioni. Cioè, chiaro, magari hanno la pressione alta, magari hanno un pochino di diabete, ma gente che sta bene, ha una vita normalissima, arriva il virus e purtroppo se ne porta via. Sono molto più affetti gli uomini da queste complicazioni, e tra le varie, tra virgolette, condizioni predisponenti, una di quelle che noi vediamo più grave è l'obesità. Cioè, le persone molto sovrappeso hanno un andamento che è particolarmente pericoloso. In realtà però questo virus alla fine ha una mortalità che, rispetto ad altri virus, ho citato Ebola, o rispetto alla SARS, è piuttosto bassa, perché siamo nel campo della singola cifra percentuale. Quello che rende un virus però estremamente dannoso è la sua spaventosa contagiosità. E questo è uno degli elementi di questo Covid-19. Ecco, si pensava all'inizio che questo Covid si trasmettesse soltanto attraverso le goccioline più pesanti, chiamate droplets, e questo rendeva conto del distanziamento di circa 1,5-2 metri, perché queste goccioline non riescono a percorrere più di questa distanza. E c'era anche grande preoccupazione sul ruolo delle superfici contaminate, che uno tocca, poi si porta le mani alla bocca, e c'era molta poca preoccupazione invece per un altro tipo di goccioline, quelle che vengono chiamate aerosol. Sono goccioline molto più piccole, sono goccioline che rimangono sospese nell'aria. Se voi dovete immaginarvi qualcosa,
Per immaginarvi le droplet, pensate a una pioggerellina leggerissima che cade a terra, però per immaginarvi l'aerosol, immaginate del fumo di sigaretta o del fumo di un camino che non è propriamente ventilato. Ecco, rimane nella stanza molto a lungo. Ora, sicuramente questo virus si trasmette con le goccioline. Il ruolo delle superfici sembra essere meno rilevante di quello che non abbiamo pensato all'inizio, anche se è difficile poi andarlo a distinguere, però purtroppo quello di cui siamo certi adesso è che questo virus si trasmette anche per aerosol. E quindi le situazioni in cui l'aerosol può permanere nell'aria sono quelle di massimo rischio. E chiaramente l'aerosol prima di tutto deve essere messo, per cui se uno porta la mascherina viene messo molto di meno, e viene messo quando si parla, quando si canta, quando si grida. Soprattutto l'aerosol è molto pericoloso all'interno, nelle stanze dove non c'è ricambio d'aria. Tant'è vero che all'esterno, eventi che avevano preoccupato moltissimo, vi ricordate le manifestazioni per il Black Lives Matter negli Stati Uniti? Erano molto preoccupati perché la gente urlava, si usavano gli spray al peperoncino, quindi proprio c'erano tutte le condizioni per dei focolai epidemici, invece non ci sono stati. I focolai epidemici purtroppo invece ci sono al chiuso, e tra le varie condizioni che sono state identificate come particolarmente rischiose sono quelle che portano le persone a stare molto tempo in un ambiente chiuso senza mascherina e a parlare. Beh, se voi ci pensate, questa è la descrizione di un pranzo, di una cena. E questa è la descrizione di gente che canta, questa è la descrizione per esempio di gente che lavora nello stesso ufficio. Guardate, questo è un ufficio in Corea del Sud e quindi il contagio è veramente notevole. Questo sembra essere sicuramente il tratto più importante. Poi chiaramente l'inquinamento non fa bene e quindi possiamo tranquillamente immaginare che una persona che è esposta all'inquinamento possa avere un decorso più grave, perché l'inquinamento fa molto male, malissimo, però sicuramente questa malattia, questa infezione viene trasmessa soprattutto al chiuso, dove la gente emette questo aerosol e dove l'aerosol non può essere eliminato. Se voi guardate una scuola costruita intorno al 1920-1930, vi accorgete che questa scuola ha delle vetrate ampissime e ha dei soffitti molto alti. Questo non è perché gli piaceva sprecare l'energia per riscaldarla, ma perché quella volta c'era la preoccupazione gravissima per la tubercolosi, che si trasmette proprio per aerosol, così come questo virus. E voi capite anche che alcuni degli edifici che sono stati progettati negli ultimi decenni con in mente soprattutto il risparmio energetico, sono edifici che purtroppo non garantiscono l'adeguato ricambio d'aria. Quindi sicuramente nel futuro dovremo pensare ai nostri edifici e ai luoghi dove viviamo anche in termini di possibilità di cambiare l'aria, perché speriamo di no, però è possibile che un virus si riaffacci a darci fastidio. Per farvi capire però quanto è contagioso questo virus, vi do un dato. Allora, noi siamo al 25 di marzo oggi. In questo momento la stagione influenzale in Italia è terminata, o meglio sarebbe terminata. Perché? Perché l'influenza si quasi sempre, a parte rarissime eccezioni nei quali si anticipa un po', per tipicamente il periodo dell'influenza in Italia va più o meno dal 5 di gennaio, 10 di gennaio fino ai primi di marzo. Ecco, durante questo periodo l'influenza causa, a seconda della gravità, a seconda della capacità del ceppo prevalente di diffondersi, tra 6 e 8 milioni di casi, ma ogni anno l'Istituto Superiore di Sanità isola circa 5, 6, 7 mila virus. Ebbene, sapete quanti virus influenzali ha isolato quest'anno l'Istituto Superiore di Sanità? Zero. Quest'anno è stato il primo anno nella storia del nostro paese e di molti altri paesi senza influenza. Perché? Si sono azzerate anche tutte le altre infezioni virali, che sono diventate rarissime. Le farmacie hanno segnalato un calo drammatico di vendita di vasocostrittori, antistaminici, antipiretici, questi farmaci che vengono usati per curarsi i raffreddori. Perché? Perché con le misure che abbiamo preso noi siamo stati in grado di fermare tutti gli altri virus, ma non Covid-19, perché è molto più
contagioso degli altri. E purtroppo, adesso affrontiamo questo problema, sta diventando, anzi è già diventato più contagioso, perché un virus che entra in un ospite all'inizio non è stabile. Il virus chiaramente muta, il virus coronavirus non muta particolarmente tanto, ma muta anche lui, e se ci sono delle mutazioni che danno al virus un vantaggio, queste mutazioni prendono il sopravvento. Questo è già successo nel febbraio dell'anno scorso. Una variante è emersa e ha spazzato via completamente quello che era il virus precedente. Adesso abbiamo dati diciamo, che ci indicano con chiarezza che questo virus era lievemente più infettivo di quello precedente, per questo ha preso il sopravvento. Purtroppo però adesso siamo alle prese con un'altra variante, quella che viene chiamata la variante inglese. Questa variante inglese purtroppo siamo certi che è molto 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 più contagiosa. E da alcuni dati preliminari sembra, ma non siamo ancora certi di questo, che il virus possa essere anche più letale, possa dare una malattia più grave, ma che sia più contagioso non c'è dubbio. Ora purtroppo c'è una cosa controintuitiva: è molto peggio se un virus diventa più contagioso mantenendo la stessa letalità rispetto alla possibilità che un virus diventi più letale mantenendo la stessa contagiosità. Guardiamo i numeri. Questo è un virus ideale che parte da 20.000 infetti, ha un coefficiente di trasmissione di 1,5, quindi vuol dire che ogni paziente ne infetta statisticamente 1,5. Per darvi un'idea, con SARS-CoV-2 siamo ben sopra 4, e senza, diciamo, se non mettiamo delle protezioni. Comunque immaginiamo questo virus ideale che ha un RT, quindi una contagiosità di 1,5, un tempo di generazione di 5 giorni, guardate, e la fatality rate, cioè la letalità, la infection fatality rate, sale di 0,1, 0,2, 0,3 fino ad arrivare a 1,6, quindi è 16 volte più alta. Arriviamo da 228 a 3.645 casi. Ma se noi aumentiamo la trasmissibilità, quindi lasciamo ferma la letalità 0,5% e aumentiamo RT da 1 a 4, quindi lo aumentiamo di 4 volte, beh, voi vedete che i numeri di decessi arriva a centinaia di migliaia. Quindi un virus più contagioso e molto pericoloso. Però, per fortuna, questa variante inglese è bloccata dai vaccini. Qui c'è una piccola ricapitolazione della situazione per tutte le varianti. Sono tre: quella inglese, quella sudafricana, quella brasiliana, perché poi ce ne sono tanti altri. Ho visto quella marchigiana, quella genovese, quella nigeriana. Però varianti è normale che ci siano. La variante diventa un problema quando o scappa o sfugge all'immunità o quando causa una malattia più grave o quando è più contagiosa. Della inglese, che è la prima che vedete, la B117, abbiamo già detto, trasmissibilità sicuramente aumentata, forse aumentata la letalità, ma questa versione, che è quella oramai prevalente anche da noi, perché qui a San Raffaele 10 giorni fa abbiamo guardato i dati, il 70% degli isolati era della variante inglese, quindi oramai è quello, questo è il nuovo virus, non c'è più quello vecchio. Quindi qualunque osservazione, per esempio sulle misure di precauzione fatta col vecchio virus, oramai è obsoleta. Le altre due varianti sono state, diciamo, sono diventate preoccupanti perché potrebbero sfuggire in qualche modo all'immunità. Quella brasiliana è emersa perché? Perché in certe zone del Brasile il virus ha circolato tantissimo, più dei tre quarti delle persone l'hanno contratto. Allora, una variante del virus che sapeva sfuggire all'immunità generata dalla malattia ha preso piede. Questa variante, che è quella brasiliana, però sembra venga bloccata comunque molto bene dai vaccini. E la variante sudafricana è quella che ci preoccupa di più. Perché? Perché uno dei vaccini, quello AstraZeneca, si è mostrato inefficace, 10%, quindi praticamente zero, contro questa variante nel proteggere dalla malattia però lieve o moderata. Ora, quello che è importante è che un vaccino protegga dalla malattia grave in questo momento, e quindi non sappiamo se il vaccino AstraZeneca protegge dalla malattia grave, c'è la speranza che lo faccia, ancora però i dati sono pochi. E per quello che riguarda gli altri vaccini, soprattutto quelli a mRNA,
i dati di laboratorio sembrano indicare con una certa chiarezza la possibilità di essere ottimisti, perché sembra che questi vaccini, che inducono una risposta potentissima e soprattutto la inducono anche negli anziani, questa è una cosa mai vista per i vaccini, perché i vaccini funzionano sempre molto peggio negli anziani. Ebbene, questi vaccini mRNA sono molto promettenti anche nel farci pensare che possano bloccare le varianti. Anche qui però dovremo attendere dei risultati. Quello che è certo, perché la variante inglese era prevalente sia in Inghilterra sia in Israele, i dati da quei paesi, come vedremo poi dopo, sono estremamente lusinghieri e il vaccino le sta bloccando. La diagnosi, si parla molto della diagnosi, e la diagnosi, come per tutti i virus, può essere fatta in due modi: o indirettamente cercando gli anticorpi che provano il contatto avvenuto con i virus, o cercando il virus. Gli anticorpi significano solo che è avvenuta l'infezione. Non c'è un valore che ci garantisca la protezione, quindi per questa malattia non abbiamo un correlato di protezione, c'è qualcosa che noi misuriamo nel sangue che ci dica questo paziente è protetto. Quindi l'analisi sierologica non è molto utile in questo momento dal punto di vista clinico, perché avere gli anticorpi dice poco. Dice che una persona è stata infettata ed è guarita, se gli anticorpi ci sono, e quindi dice giusto che forse dovrà fare solo una dose di vaccino, perché questa è l'unica cosa sulla quale si discute: se chi ha avuto la malattia e è guarito debba fare una o due dosi di vaccino, ma il vaccino lo deve fare sicuro, perché altrimenti non è protetto adeguatamente. Poi c'è la possibilità di cercare il virus, e il virus si può cercare ovviamente nelle secrezioni respiratorie con un tampone o attraverso una modalità molto sensibile come il tampone molecolare, tecnicamente si chiama PCR preceduto dalla trascrizione inversa, oppure questo è un test molto sensibile, forse anche troppo sensibile, perché magari qualcuno positivo non è neanche infettivo, ed è un test piuttosto complicato, anche un po' lungo. Ci sono i test antigenici, che invece sono molto più veloci da fare e sono meno sensibili, però anche questi, soprattutto alcuni di essi che funzionano molto bene, si sono mostrati utilissimi per controllare la malattia, soprattutto identificando le persone contagiose. Quindi in quei giorni prima dei sintomi magari uno ha una positività sul test antigenico, quindi può essere isolato. E il virus, tutti i virus, molti virus respiratori, anzi non tutti, ma la gran parte dei virus respiratori, ha una forte stagionalità, che è facile capire, soprattutto pensando all'Italia. Noi, soprattutto voi in Calabria, che avete la fortuna di avere un clima bellissimo, e fate una vita molto diversa d'inverno rispetto all'estate. In questo momento, se io vado a cena, ceno, se potessi andare a cena, sono chiusi, cenerei all'interno di un ristorante, ma se facessi la stessa cosa in agosto non ci penso neanche, voglio mangiare fuori all'aperto. Quindi è ovvio che la trasmissione di tutti i virus respiratori avviene maggiormente durante i mesi invernali, e i coronavirus non fanno eccezione. Tenete conto che, poi ne riparleremo alla fine, 4 coronavirus sono stati molto bravi nel fare lo spillover. Lo hanno fatto tanti anni fa, e il risultato di questo spillover è che sono diventati piano piano col tempo degli agenti che causano un comune raffreddore. E vedremo, perché la stessa cosa potrebbe accadere anche per questo coronavirus, ma lo vedremo alla fine. E come vedete, la stagionalità dei coronavirus è praticamente molto alta in questi mesi, in febbraio, marzo e aprile. È vero che virus nuovi non rispettano così bene la stagionalità, e l'abbiamo visto con l'ondata che è avvenuta a novembre. Però possiamo aspettarci che d'estate questo virus si trasmetterà di meno, ragionevolmente. E questo è importante perché vedremo tra poco, quando parleremo dei vaccini, è importante far sì che si vaccini il maggior numero di persone, in modo che questo virus non possa ripartire come ha fatto quest'anno in autunno. Terapie, purtroppo di terapie efficaci ne abbiamo molto poche in questo momento. Non abbiamo nessuna terapia, è bene chiarirlo, per la fase iniziale. C'è questa moda sciagurata di prescrivere cortisone, che nella fase iniziale è dannoso, perché appunto non serve a niente. C'è la cosa ancora più sciagurata di prescrivere placheni, l'idrossiclorochina, che è proprio stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio che non funziona. E ve lo dice uno dei primi che ha pubblicato
dei dati in laboratorio che erano molto promettenti, però questi dati in vitro non sono stati poi confermati in vivo, purtroppo. Quindi all'inizio, quando il Covid è lieve, nella fase domiciliare, la terapia costituisce soltanto di antipiretici, una terapia sintomatica, perché altre medicine possono soltanto peggiorare la situazione. C'è stata una speranza nel plasma iperimmune, però purtroppo questa speranza è andata delusa. Il plasma iperimmune è sicuramente inutile, se non dannoso, nelle persone già ospedalizzate. Potrebbe avere una minima efficacia, ma ancora non è dimostrata, nella somministrazione molto precoce. Però voi capite che una trasfusione che comporta dei rischi in una fase molto precoce, anche un paziente magari vulnerabile, più fragile, non è che è una cosa che si fa con grande piacere. Concettualmente lo stesso discorso vale per gli anticorpi monoclonali. Gli anticorpi monoclonali sono sostanzialmente un siero iperimmune sintetico fatto in laboratorio, quindi più sicuro. Pensate che il plasma non si può prendere dalle donne che hanno avuto un bambino perché potrebbe avere degli anticorpi contro degli antigeni delle cellule molto pericolosi. Pensate, la limitazione è solo questo. E gli anticorpi monoclonali vengono fatti in laboratorio, hanno tutti la stessa attività, mentre il plasma ognuno ha la sua attività e quindi è anche difficile fare degli studi, però anche in questo caso si è visto che, pur essendo delle molecole molto molto potenti, quando vengono somministrate nella fase avanzata della malattia sono completamente inutili. Più promettenti sembrano invece essere nella fase iniziale della malattia. Ci sono dei dati iniziali che sembrano lusinghieri, però anche in questo caso ci sono delle sperimentazioni in corso e dobbiamo aspettare. Uno di questi è stato già ritirato perché si è visto che non è particolarmente efficace. Uno dei monoclonali proprio ieri è stato ritirato. Quindi, quando noi guardiamo la terapia, dobbiamo capire che nella prima fase, dove c'è la risposta contro il virus, ecco, qui non dobbiamo fare sostanzialmente nulla. Quando poi però si arriva alla fase, non sempre c'è, di polmonare o di iperinfiammazione, vedete la parte terza, allora sono molto efficaci, oltre ovviamente all'ossigeno, anche i cortisonici e anche gli antivirali. Ricordate la regola che il cortisonico deve essere dato solo quando viene dato anche l'ossigeno, altrimenti è una prescrizione profondamente inappropriata. L'idrossiclorochina non deve essere data mai a chi ha il Covid, poi per altre malattie è molto utile. Arriviamo alla parte finale, il vaccino. Vaccino, e questo sarebbe il percorso normale di approvazione di un vaccino. Per fortuna noi siamo andati a un'altra velocità. Ecco, per darvi un'idea della velocità alla quale siamo andati, vi dico una cosa, io sinceramente non avrei scommesso una lira su un vaccino prima di 2 anni. Proprio quando davo le mie previsioni 1 anno e mezzo dentro di me dicevo, diciamo così per dare un po' di ottimismo, però dentro di me dicevo 2 anni, grasso che cola. Perché? Perché nella storia dell'uomo nessun vaccino è stato mai sviluppato in meno di 10 anni dalla scoperta del patogeno. In particolare, per darvi un'idea di quello che è stato fatto, il tempo medio che è passato storicamente dalla scoperta di un virus alla somministrazione sperimentale del vaccino all'uomo, quindi al first in man, quando si comincia la fase 1, è stato tipicamente dai 4 ai 4 anni e mezzo. In questo caso l'abbiamo fatto in 63 giorni. Ora, la messa a punto di questi vaccini è stata una impresa incredibile. Chi è religioso può chiamarlo miracolo, ma insomma, nell'accezione comune, qualcosa di quasi impossibile che viene fatta, sicuramente rientra nell'aver messo a punto vaccini che sembrano essere fortunatamente estremamente sicuri ed estremamente efficaci. I primi di questi vaccini a uscire sono stati quelli che si basano sull'mRNA. Sono vaccini completamente nuovi, vaccini che appoggiano sul principio che se facciamo entrare dentro una cellula dell'mRNA messaggero, i ribosomi di questa cellula sintetizzano la proteina codificata da quell'mRNA messaggero, e quella proteina viene prodotta. Quindi l'attività di produzione che per i vaccini tradizionali viene fatta in un bioreattore, poi viene purificata la proteina, poi viene somministrata, è stata saltata completamente. Qui si somministra solo l'RNA. L'efficacia di questo vaccino, della BioNTech, e dell'altro che è concettualmente identico,
quello di Moderna è spaventosa. E non solo c'è, vedremo meglio poi anche l'efficacia sul campo, non solo l'efficacia senza precedenti, ma come vi dicevo, quello che fa veramente, che veramente sorprende è l'efficacia negli anziani. Perché i vaccini, per esempio quello contro l'influenza, sono estremamente meno efficaci negli anziani. Invece questi vaccini a mRNA sembrano essere spaventosamente efficaci anche negli anziani. E questa era una preoccupazione, perché io mi dicevo all'inizio, vabbè, un vaccino lo tireremo fuori, ma funzionerà nelle persone che più ne hanno bisogno, gli anziani? Perché gli altri vaccini non funzionano tanto bene. Ripeto, il vaccino anti-influenzale funziona molto meno bene. E invece, per fortuna, ci sono questi vaccini. Che problemi hanno ancora? Beh, hanno i problemi della conservazione, ma perché hanno il problema della conservazione? Hanno il problema della conservazione perché non c'è stato tempo di mettere a punto una formulazione più stabile. Per mettere a punto le formulazioni ci vuole tempo, e qui il tempo non c'era, per cui sicuramente questi hanno deciso, teniamola a meno 70, che è la temperatura alla quale l'RNA si conserva, ma già per esempio Pfizer è venuta fuori con una nuova formulazione che sembra essere molto stabile anche a meno 20. Fatto comunque fa ridere, cioè avere il vaccino che si conserva a meno 70 va bene. Moderna peraltro si conserva a meno 20. C'è una cosa da dire su questi due vaccini. Questi due vaccini non solo sono probabilmente due vaccini che risolveranno il problema del Covid, ma sono anche due passi avanti della scienza spaventosi. La tecnologia mRNA ha delle potenzialità infinite. Noi avremo nuovi vaccini. Si sta studiando la possibilità di fare delle immunoterapie passive, quindi di somministrare anticorpi monoclonali, non somministrando gli anticorpi, ma somministrando l'RNA che codifica quegli anticorpi. Moderna l'ha già fatta negli animali con successo ed ha iniziato, l'ha interrotto pensando a cose più urgenti, uno studio proprio sugli uomini di fase 1 con anticorpi che proteggono contro un virus chikungunya, che insomma è un virus anche quello meno pericoloso di Covid, ma che quello è pericoloso. Quindi non solo, ma la mia sensazione è che anche nel campo, per esempio, delle terapie dei tumori, questa tecnologia, che ha una sicurezza che non potevamo immaginare, perché sono state somministrate alcune decine di milioni di dosi senza sostanzialmente alcun effetto collaterale rilevante finora individuato, quindi cioè, si è aperta la porta a un nuovo mondo. Questo è uno di quei momenti come quando si sono scoperti gli antibiotici, quando si è scoperta la radiografia, quando si è scoperta la TAC, l'ecografia, proprio si apre una nuova frontiera, si è scoperta la PCR. Ecco, questa siamo a quel livello, si è aperto un nuovo mondo. E io sono certo che, come dicevano gli antichi, ex malo bonum, dalle cose brutte viene anche qualcosa di buono. E io sono certo che da questa pandemia rimarrà un avanzamento scientifico spaventoso nel campo di queste tecnologie. Altri vaccini invece sono sempre innovativi, perché non ci sono vaccini in commercio che si basano su questa tecnologia, sono invece dei virus modificati, virus che non si replicano nell'uomo, sono virus di scimpanzé che vengono somministrati, questi virus come ho detto non si replicano, però prendono in mano l'attività della cellula e fanno produrre la cellula la proteina. Questi vaccini, almeno quello AstraZeneca, sembra, qui c'è scritto 82%, i dati sembrano essere meno entusiasmanti nei confronti della malattia lieve, però sembra che anche il vaccino AstraZeneca, con un profilo di sicurezza notevolissimo, magari poi accenneremo a questa cosa delle trombosi, con un profilo di sicurezza notevolissimo, sembra avere il 100% di produzione contro le forme gravi, che poi è quello che a noi ci importa, perché la forma lieve di Covid non ci preoccupa, così come la forma lieve di morbillo. L'importante è che il ragazzino col morbillo non abbia l'encefalite e che il paziente col Covid non vada intubato. Per cui è comunque un vaccino utilissimo che nel Regno Unito, dove è stato usato in maniera molto estesa, ha dato risultati ottimi. E riguardo a questo vaccino, forse vale la pena spendere due parole su questa storia delle trombosi. Ora, io penso che AstraZeneca, insieme all'Università di Oxford, abbia fatto un ottimo vaccino, che io mi farei somministrare, se non fossi già vaccinato,
domani mattina, estremamente sicuro, estremamente efficace. Mia sorella, che insegna all'Università di Parma, insegna fisica teorica, quindi non è un medico, se l'è fatto somministrare 10 giorni fa. Però io penso anche che Oxford abbia fatto una catastrofe nel campo della comunicazione. Proprio Oxford e AstraZeneca hanno fatto tutto quello che potevano per minare la fiducia nei confronti di questo vaccino. È un peccato, appunto, perché è un ottimo vaccino, però è comprensibile. Insomma, ci sono stati degli errori di comunicazione gravissimi da parte dell'azienda, ci sono stati degli errori altrettanto gravi da parte delle autorità regolatorie, che domenica 14 hanno detto alle 7 di sera che il vaccino era sicuro, che bisognava farselo tranquilli. Il lunedì alle ore 12 hanno detto che bisognava ritirarlo per problemi di sicurezza. Il martedì EMA ha detto tutti tranquilli, perché il rapporto rischio-beneficio è favorevole. E ciò nonostante, i vaccini sono stati riutilizzati giovedì dopo una conferenza di stampa nella quale l'EMA ha semplicemente ripetuto: i vaccini hanno un rapporto rischio-beneficio favorevole. In particolare, questi vaccini non sono legati a un'insorgenza più frequente di trombosi. Questo vaccino AstraZeneca non è legato a maggiori effetti collaterali, anzi, dai numeri sembra che quello con maggiori effetti collaterali sia lo Pfizer, di gran lunga. Però sono state viste, dopo la somministrazione di questo vaccino, alcune trombosi cerebrali che sono rarissime. E in particolare sono state viste 17 su 20 milioni di vaccinati. Ecco, questo fa sì che ci sia comunque un rischio, ma che il rapporto rischio-beneficio sia estremamente favorevole, perché per uno della mia età, in buona salute, facendo le corna, il rischio di prendere il Covid, il rischio di morire prendendo il Covid è intorno all'1%, quindi 1 su 1 milione, 1%, e quindi è molto favorevole. E quindi so che da voi, grazie al vostro rettore, il professor Leone, siete vaccinati, vi state tutti vaccinando, è una cosa molto positiva, perché appunto è veramente farsi il vaccino, dopo qualche settimana dalla prima dose si raggiunge una ragionevole protezione contro la malattia grave, e quindi è una cosa molto bella, che speriamo ci riporti al prossimo anno accademico, non più via internet ma in presenza, come è bello fare il nostro lavoro di professori universitari. Altri vaccini, come quello di Johnson & Johnson, si basano sullo stesso principio. E nel caso di Johnson & Johnson c'è una sola somministrazione. E lo stesso principio è anche alla base dello Sputnik, quello russo, che sembra essere molto efficace da un lavoro che è stato pubblicato su Lancet, però ancora non è stato approvato. E quindi non possiamo dare un giudizio più approfondito, perché poi non solo un vaccino deve essere efficace in uno studio, ma bisogna capire bene quanto può essere replicata nel mondo reale questa efficacia. Ci sono altri vaccini invece di cui non sappiamo sostanzialmente nulla, sono i vaccini cinesi, che si basano su una tecnologia del 1950, prendere quella con la quale abbiamo fatto il primo vaccino contro il coronavirus, la virus della poliomielite, però per questi virus, per questi vaccini non sono stati pubblicati dati, e quindi io metto un punto interrogativo sull'efficacia, perché non possiamo assolutamente sapere se funzionano o no. E quindi diciamo che ci sono alcuni dati che arrivano da alcuni luoghi dove sono stati usati, che ci fanno pensare che non siano una cosa travolgente, per cui diciamo che lasciamo sospeso quello russo, perché ancora appunto deve essere approvato, però sicuramente i vaccini più efficaci sono arrivati dal mondo occidentale. Lo stesso vale per quello di Cuba, non se ne sa niente, quindi in quel caso attendiamo i dati. Speriamo che siano positivi, perché più sono, meglio è. Quanto sono efficaci sul campo questi vaccini? Sono efficaci in maniera spaventosa. E guardate Israele, la linea blu è quello che è successo durante la seconda ondata. La linea gialla è quello che è successo durante la terza ondata, è quello che è successo dopo che si è uscito dal lockdown. Si è usciti dal lockdown. Come vedete nella seconda ondata, il grafico blu, dopo la riapertura del lockdown, il tasso di trasmissione, l'RT, è aumentato come ci si aspetta.
Al contrario, nella terza ondata il virus non si sta trasmettendo sostanzialmente più. Vi ricordo che RT1 vuol dire che una persona ne contagia un'altra, quindi che l'epidemia è stabile. RT2 vuol dire che una persona ne contagia due, quindi l'epidemia si sta allargando. Un RT, come in questo caso, intorno a 0,5, significa che 10 persone ne contagiano 5, e 5 persone ne contagiano 2, 2 persone ne contagiano 1, e poi quell'uno non contagia più nessuno. Quindi l'epidemia si spegne. Voi capite, non è cosa da poco. Quindi in Israele in questo momento è praticamente tutto aperto, però hanno vaccinato. E mi permetto di ricordare che se in Italia i vaccini non ci sono, non è per colpa del fato. Cioè, se io vengo da voi in Calabria in automobile e foro una gomma, quella è sfortuna, se ho le gomme nuove a posto. Però se io vengo da voi in Calabria e a Roma mi accorgo di aver finito la benzina, quella non è sfortuna, quello sono io che non ho fatto rifornimento. Ecco, lo stesso, la disponibilità dei vaccini non dipende dal fatto, dipende da precise scelte politiche che non hanno messo al primo posto quello che io da sempre sostengo è l'unico modo per uscire da questa pandemia. Io non sono stato uno tra i più ottimisti all'inizio, perché la mia paura era che non si trovasse un vaccino. Vi ho citato l'RSV, l'herpes, il virus dell'herpes, isolato negli anni 50, ancora non c'è un vaccino. L'epatite C, HIV, sono tanti virus per i quali non abbiamo un vaccino. Per cui io sono stato molto pessimista finché non c'era un vaccino. Ma quando ho visto il 9 novembre, me lo ricordo, il giorno, i dati del primo vaccino, quello Pfizer, io ho detto ne usciamo. Ecco, immagino che le persone, io sono l'uomo della strada, l'ho saputo da un comunicato stampa, immagino però che le persone che hanno in mano le leve del potere lo sapessero già da ben prima. Qualcuno si è preparato, qualcuno no. Tra questi qualcuno ci sono stati gli israeliani, tra questi qualcuno preparati ci sono stati anche gli statunitensi. Guardate, questo è un lavoro che è uscito ieri, e il numero di casi che c'è in un ospedale del Texas tra i sanitari non vaccinati, tra quelli vaccinati parzialmente e quelli vaccinati completamente. Negli Stati Uniti in questo momento chi ha completato il ciclo vaccinale può frequentare liberamente, senza mascherina, anche al chiuso, altre persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Come vi dicevo, in Israele stanno riaprendo tutto perché hanno vaccinato la gran parte della popolazione, quindi quella è la via d'uscita. Quando usciremo dipenderà da quanti vaccini somministriamo, che non è più una questione sanitaria, ma una questione politica. Qual è lo scenario futuro? In conclusione, io ho messo qui il post che mise nella mia pagina di informazione scientifica l'8 gennaio del 2020. Attenzione, perché c'è un virus che non mi piace in Cina. Ancora non si immaginava cosa fosse, però io ho visto alcune cose che non mi piacevano. Quello che vidi, poi me lo ricordo il giorno, il 23-24 gennaio, quando vidi che su New England era uscito un caso di trasmissione da parte di una donna sostanzialmente asintomatica, questo mi spinse alla preoccupazione. Da quel momento non dissi più che non ci voleva la mascherina, perché avevo capito che la piega che si prendeva era molto molto pericolosa. A questo punto ovviamente la strada d'uscita è tracciata ed è chiarissima, passa attraverso la vaccinazione di tutta la popolazione. Quando tutta la popolazione sarà vaccinata, potranno anche esserci dei virus magari che riescono a sfuggire alla immunizzazione indotta dal vaccino, ma bisognerà vedere se questi virus riusciranno poi a causare la malattia. Ricordiamoci che per il vaccino come la rosolia, il virus può reinfettare, ma non causa la malattia. Ricordiamo che in questo caso, per esempio, ci sono stati numerosi casi di persone vaccinate e reinfettate. Il vaccino ha un'efficacia intorno al 92% con l'RNA, quindi è normale che qualcuno venga reinfettato, ma i casi finora sono stati tutti molto lievi. Quindi noi cosa possiamo immaginare ottimisticamente? Possiamo immaginare che un virus in grado di sfuggire al vaccino non esca. Io ho scritto un lavoro proprio su questo, su Nature Medicine, una quindicina di giorni fa. E se dovesse uscire, però, per fortuna possiamo cambiare molto velocemente i vaccini, perché i vaccini mRNA possono essere modificati molto molto rapidamente, e quindi potremmo fare un richiamo e quindi proteggerci anche da queste varianti, che però non è detto sia necessario, perché quello che bisogna capire è se eventuali varianti in grado di sfuggire parzialmente all'immunità indotta del vaccino sono in grado di indurre una malattia grave o no. Nel caso che non fossero in grado di indurre una malattia, noi avremo questo virus che circolerà tra gli adulti, dando sostanzialmente un raffreddore,
e circolerà tra i bambini dando sostanzialmente un raffreddore, esattamente come fanno i quattro coronavirus che sono sbarcati nell'uomo alcuni secoli fa e che chiaramente si sono diffusi in un mondo molto diverso da quello di oggi. Pensate cosa sarebbe successo se questo coronavirus fosse saltato fuori non nel 2019, ma nel 1719 o nel 1819. Quanto ci avrebbe messo ad arrivare dalla Cina all'Europa? Quanto si sarebbe diffuso in un piccolo villaggio? Invece questo è saltato fuori in una megalopoli di 6 milioni di abitanti. E soprattutto che danno avrebbe fatto in un mondo dove l'aspettativa di vita non arrivava ai 30 anni? Questo mi fa capire perché questo virus non fa danni in Africa. L'Africa, l'età media di molti paesi è di 15 anni. In Africa, poveretti, ogni anno muoiono più di un milione di persone di tubercolosi, muoiono più di 500.000 persone di malaria. Quindi, alla fine, purtroppo in quei paesi non si diventa vecchi perché non c'è un'assistenza. E invece da noi, ringraziando il cielo, gli anziani sono molti perché abbiamo un ottimo sistema sanitario, siamo un paese fortunatamente ricco e quindi l'impatto è stato completamente diverso. Questo ci deve essere di insegnamento. Però io sono ottimista, io spero che vaccinando a tappeto si possa presto uscire da questo incubo e tornare alla nostra vita normale. Ovviamente però, voi capite, fare previsioni è molto difficile perché non solo siamo davanti a un virus che è apparso sulla faccia della Terra poco più di un anno fa, ma siamo di fronte a un qualcosa che cambia in continuazione. Per cui è come calcolare la traiettoria di una pallina da tennis che non so con quale forza sia stata lanciata e non so quanto pesi, ma addirittura questa pallina cambia durante il viaggio che fa in aria e quindi è molto difficile calcolarla. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio di nuovo il rettore, il magnifico rettore, il professor Leone per l'invito, l'amico Marcello Maggiolini, e sono ovviamente disponibile se avete e se c'è tempo per le vostre domande. Grazie ancora e spero di poter essere presto tra di voi in Calabria a poter gustare di persona non solo la vostra compagnia, la vostra, diciamo, comunione culturale, ma anche la bellissima terra nella quale abitate. Grazie ancora e a disposizione.